Per quanto riguarda l'acidità degli alcoli, che cosa bisogna dire? Vi ho fatto anche un piccolo schema, cioè solo il minimo. Eccolo qua. Ecco, questa è, sopra avete la reazione in cui gli acidi si comportano, in cui gli alcoli si comportano da acidi, giusto? Qui avete la forza degli acidi. Concentriamoci sull'etanolo, circa simile all'acqua, ve l'ho detto. Invece, propanolo e 2-metil-2-propanolo sono acidi più deboli. Perché sono acidi più deboli? Dovreste saperlo. Ramificati, che cosa vuol dire? Effetto, mettiamo via adesso e stiamo attenti, effetto più I manda della carica, la carica negativa che cosa fa? Rende l'acido più debole perché rende più difficile la formazione dell'anione. È chiaro a tutti o no? Poi, tanto per intenderci, io vi avevo detto, reazione con metalli attivi, qui vi ho scritto, vi ho riassunto brevemente un po' di potenziali, ma quello che conta che cos'è? Voi avete bisogno che l'idrogeno, ecco, cioè questo, che l'idrogeno si riduca, giusto o no? Siamo d'accordo? E quindi questa reazione rappresenta la riduzione dell'idrogeno. Quali sono i metalli che vanno bene? Tutti quelli che stanno sotto. È chiaro, sì o no, che quindi hanno una reazione opposta. È inutile, lo confesso, io quando se non vedo le cose scritte faccio sempre dei pasticci. Chiaro a tutti? Ok? Allora, se abbiamo capito questo, possiamo tranquillamente andare e continuiamo. Facciamo un breve ripasso velocissimo. La conversione degli alcoli in alogenuri alchidrici. Voi che cosa avete? Se è terziario, la reazione viene bene direttamente con gli acidi. È chiaro? Se il fanciullo là mette via il cellulare, preferisco perché sto perdendo la pazienza. Siamo tutti d'accordo? Se sono solubili, si mettono direttamente in acqua. Vantaggio dell'operazione qual è? Vantaggio dell'operazione è che se voi avete che se voi avete la formazione dell'alogenuro si separa perché non è solubile in acqua. È chiaro o no? Se l'alcol non fosse solubile in acqua lo fate gorgogliare, chiuso, è argomento chiuso. Gli alcoli, scusate, primo e secondario reagiscono più lentamente. È chiaro? Non solo, ma il secondario che cosa può dare? No, il secondario e anche il primario possono dare dei prodotti delle trasposizioni. È chiaro? Quindi non avete un unico composto e qui abbiamo visto l'esempio. La trasposizione che cosa implica? Che cosa implica la trasposizione? La migrazione di un ione H- oppure la migrazione di un metile meno, cioè l'H con i due elettroni di legame, il metile con i suoi due elettroni di legame. È chiaro? E si sposta per formare un carbocatione che sia più stabile, cioè più ramificato. È chiaro, sì o no, con più effetti induttivi? Siamo tutti d'accordo? Queste sono le cose che abbiamo visto ieri. Facciamo un piccolo ripasso, lo vedete bene. Questo che cos'è? Qui assolutamente la ramificazione deve avvenire perché questo non è solo primario. Primario che cosa vorrebbe dire? Che il modo di reagire dovrebbe essere meccanismo che sia SN, che sia eliminazione, dovrebbe essere 2, giusto o no? Ma qui questo è difficile, questo alcol primario, così come l'alogenuro, hanno questa caratteristica brutta, cioè che con il carbocatione non è stabilizzato perché la carica positiva dove si formalizzerebbe su un carbonio primario, giusto o no? Però se voi avete un grosso ingombo sterico sul carbonio beta, anche il meccanismo SN2 viene fortemente, o E2 viene fortemente bloccato. È chiaro, sì o no? Che cosa succede allora? Qui la reazione che in pratica avviene è un meccanismo SN1 in cui voi avete, oltre la sostituzione del gruppo H, avete che cosa? La migrazione, qui oserei dire che è quasi obbligatorio, è il prodotto di trasposizione, chiaro il prodotto principale. Sotto avete due esempi, allora ricapitoliamo, terziario e secondario che cosa danno? SN1, primario che cosa dà? SN2, secondario e primario rischio di trasposizione, è chiaro a tutti sì o no? E in particolare il primario con
ramificazione in beta non c'è un rischio, ma è l'unico composto che si ottiene è quello dove c'è la migrazione. È chiaro, sì o no, la trasposizione? Qui avete, vi avevo fatto vedere la tipica dinamica, è la stessa dinamica degli alogenuri, niente di particolare, giusto? L'unica cosa che cos'è la situazione iniziale, io devo trasformare l'alcol, il gruppo acre in un buon gruppo uscente, protonolalcol. State attenti come al solito al verso delle frecce per non farvi ingannare. Una volta che ho protonato il gruppo, ho un buon gruppo uscente, cioè l'acqua, e così posso formare con facilità il carbocatione. Il carbocatione può reagire con l'alogenuro e dare la sostituzione. È chiaro a tutti o no? Nel meccanismo SN2 voi avete anche qui. Naturalmente, quanti stadi avvengono lasciando perdere la protonazione iniziale? Gli stadi sono due. Il primo, che è con energia di attivazione più alta, cioè la separazione, il distacco del gruppo uscente, il secondo, con una energia di attivazione più bassa, con l'ingresso del nuovo nucleofilo. È chiaro? La reazione non è stereospecifica, perché col carbocatione può entrare da una parte o dall'altra senza. Invece, SN2. L'abbiamo visto non ramificato, abbiamo esattamente come prima, come per gli alogenuri, la stessa dinamica. È chiaro a tutti o no? Capito? Se è ramificato, che cosa succede? Lo vedete bene, avete un meccanismo incredibilmente SN1, anche se primario. È un meccanismo SN1 molto particolare, perché dopo che il gruppo H è stato protonato, mi seguite o no? Questo esce, ma contemporaneamente si sposta un gruppo metilico. Avete capito sì o no? Sperando ci sia. Se voi avete tre catene molto lunghe, automaticamente questo composto farà molta, molta fatica a reagire. Se invece avete semplicemente dei metili, vedete, questo esce prima che arrivi il nucleofilo, nel caso specifico l'alogeno, e mentre questo esce, questo si sposta e si forma un carbocatione terziario più stabile. È chiaro sì o no? Capito? Visto che la velocità del processo dipende da questo, da questa fase non è più solo distacco, ma che cos'è? Distacco più migrazione, ma avviene tutto assieme, però tutto dipende dalla molecola di alcol, giusto sì o no? La concentrazione la concentrazione del nucleofilo che entra non influenza la velocità del processo, quindi questo processo come viene classificato? Processo SN1. Avete capito bene o no? Sì. Chiaro? Questa era l'unica cosa nuova. Poi vi avevo detto, state attenti, che potete avere delle reazioni con, soprattutto primario e terzi e secondario, non con acido bromidrico. Va bene? Ma con tribromuro di fosforo oppure tosilati varie molecole. Il vantaggio di queste molecole qual è? Che formano un complesso, cioè si uniscono al gruppo H, formano un qualcosa che esce facilmente, perché se no la sostituzione non avrebbe senso, è chiaro o no? E una volta che, però come escono? Con un meccanismo SN2. E se escono con un meccanismo SN2, la trasposizione non viene possibile. Quindi diciamo che l'utilizzo di queste particolari molecole che cosa fa sì che venga inibito il processo di trasposizione. Avete capito bene o no? È chiaro? Benissimo. Qui avete l'esempio, avete il tribromuro che reagisce e poi una volta che si è agganciato a questo alcol esce e esce con un meccanismo SN2. Sono molteplici le molecole che hanno, sono alcune le molecole che hanno questa reazione, vedete per esempio questa, come si chiama? Abbiate pazienza per i nomi, io detesto lo studio memoria, ma è qui nell'organica è pieno di studio memoria, come si chiama questo? Cloruro di tionile. Cloruro mi sembra ovvio, SO tionile. Chiaro? Poi che cosa avete? Questo anch'esso reagisce. E vedete che quando reagisce, lo capite benissimo, che la reazione è una reazione di SN2, guardate la seconda fase. Quindi ricapitoliamo, questo reagisce su un primario, niente da dire. Sul secondario come fate a capire che è un meccanismo senza dubbio SN2? Guardate bene la molecola iniziale, guardate quella finale, voi che cosa avete?
che è entrato dalla parte opposta. Quando entra dalla parte opposta la reazione stereospecifica, non c'è santo che tenga, la reazione è SN2. Chiaro sì o no? Beh, abbiamo visto anche dei meccanismi SN1 un po' particolari, in cui quando si distaccava rimaneva lì vicino, se ben ricordate, è chiaro? Ma in linea di massima SN2, senza tanti problemi. Capito bene sì o no? Sì. Benissimo, procediamo. Allora, qui c'è l'esempio, qui c'è la dinamica esatta e c'è anche la possibilità di aggiungere un dettaglio che vedremo subito. Se io sono a una temperatura non a bassa, addirittura blocco il composto che si è formato quando si è agganciato il cloruro all'alcol. È chiaro? Adesso state bene attenti. Voi potete avere essenzialmente due possibilità. Scusate solo un attimo, dov'è? Allora, altri reattivi, solo un attimo, non so dove l'ho messo. Allora, vediamo se lo trovo. Avete qui il meccanismo SN2 classico, è chiaro o no? Poi si vede che involontariamente l'avevo cancellato, scusate, dov'è? Eccolo qua, dove l'ho messo nella posizione sbagliata, ecco qui. Allora, io qui vi ho rimostrato questo esempio con il butanolo. È chiaro a tutti o no? Secondario dovrebbe dare trasposizione, invece con questo non dà la trasposizione. Chiaro? E abbiamo questa situazione intermedia. Ok? In seguito, che cosa succede? Si forma, ho detto, come vi ho detto, si forma il clorosolfito e il Cl- si unisce eventualmente all'H+ per formare HCl. Esaminiamo il secondo passaggio. Il secondo passaggio che cosa sarà? Il distacco del gruppo SOCl. È chiaro sì o no? Notate, se voi conducete la reazione in un composto protonato, è chiaro quindi che stabilizza i cationi e gli anioni, che cosa succede? Questo esce, questo entra, giusto? E voi avete la classica SN2. Capito bene o no? Se invece avete un composto tipo l'etere, che senz'altro può essere considerato un po' protico, ma non molto, ma soprattutto non è, è aprotico, è chiaro, polare, ma aprotico, che cosa succede? Voi arrivate a questa situazione, si distacca questo, ma il Cl rimane vicino e in pratica questo Cl che è rimasto vicino è quello che si aggancia a questo carbonio. Avete capito sì o no? Sì. Questa è una sostituzione, è una SN un po' particolare, si chiama SNI, dove I sta per interno, perché è di ritorno interno. In pratica voi non avete un alogeno, che un nucleofilo che arriva da fuori, ma l'alogeno si trova dentro questo gruppo. È chiaro sì o no? Sì. E qui succede una cosa molto particolare, e cioè che cosa succede? Non si ha assolutamente inversione di configurazione. Lo vedete bene o no? Perché non si ha inversione di configurazione? Perché questo esce, ma questo entra e questi tre stanno dalla stessa parte. Non ho l'inversione come avveniva in questo caso. Avete capito bene o no? Sì o no? Speriamo. Allora, scusate, ma questo non so perché l'ho messo qua. Posizioniamolo nella posizione assieme agli altri. Quindi, questo era un caso particolare di che cosa? Dell'utilizzo dell'acido di questo cloruro. È chiaro a tutti o no? Va bene? Sì. Ctrl V e quindi ve l'ho messo qua. Non c'è solo il cloruro di tionile, per esempio viene molto usato questo, che si chiama anche cloruro di tosile. Capito o no? Tosile.
tosile, se volete toluen solfonile. Toluen solfonile è il nodo corretto. Se non ci l'anello più il CH3, che cosa è il toluene? Sì. Siamo tutti d'accordo? Il gruppo SO è un solfonile, Cl cloruro di non solo, ma dove si trova questo gruppo? In posizione para rispetto al CH3, quindi il termine corretto dovrebbe essere cloruro di toluen solfonile, cloruro di tosile. È chiaro sì o no? Come al solito, ricordiamoci che voi avete la parte cosiddetta acida. La parte acida cosa vuol dire? Potete avere una catena, ma avete un gruppo acido in cui è stato tolto, che cosa? Un OH, è chiaro? Dove va a finire quello? Nella parte finale, infatti vedete che qui questo si chiamerà solfonato, perché se giù, vabbè, comunque, ricapitoliamo, vedete che questo reagisce con l'etanolo, vedete che questo con l'ossigeno, qui avete il gruppo acido, con l'ossigeno, sì, allora, sto parlando di questa esercitazione come nomenclatura, come premessa della nomenclatura degli esteri. L'estero, voi avete un gruppo in pratica acido, il gruppo acido termina con un ossigeno, è chiaro? Il gruppo acido prende la desinenza ATO, e invece quello che viene dopo l'ossigeno, come si chiama? Etile, tosilato di etile o etil tosilato, che è la stessa cosa. Avete capito bene o no? Naturalmente questo che cosa diventa poi? Un secondo passaggio, è un qualcosa che si toglie, che va via con facilità e viene sostituito, questo gruppo è un buon gruppo uscente, viene sostituito per esempio con un altro nucleofilo, quale è lo iodio. È chiaro a tutti? Naturalmente il meccanismo in cui questo avviene, che meccanismo è? SN2. È chiaro sì o no? Quindi difficile la migrazione, eccetera, eccetera. Posso andare avanti? Sì o no? Sì, sì. Speriamo. Allora, qui naturalmente c'è l'esempio ancora semplificato. Vedete, proprio non sto neanche a scrivere la formula. Se volete nell'esercizio vi concederò questa opzione. Allora, vedete, il cloruro di tosile. Si forma il complesso tosilato. Arriva il nucleofilo e il nucleofilo si sostituisce. E come si sostituisce? Entra in posizione opposta rispetto al gruppo uscente. È chiaro, sia un'inversione di configurazione. Sempre così. Cosa vuol dire sempre così? Sempre che entra in posizione opposta. Sempre che tu abbia il meccanismo SN2. Regola perché entri in posizione opposta, che cos'è? Avere il meccanismo SN2. Oppure avere quel meccanismo particolare che abbiamo visto prima, cioè SN interno. I. È chiaro o no? Se poi invece avete SN1, la regola qual è? Che può entrare da una parte, può entrare dall'altra. E se era un composto otticamente attivo, io che cosa ottengo come risultato? La miscela racemica. Spero che questi semplici concetti vi siano bene impressi. Sì. È chiaro sì o no? Qui avete un altro esempio, ma niente di particolare. È chiaro? Allora, l'unica caratteristica qui, se avete questo ciclo, è che il gruppo può trovarsi sia in posizione equatoriale sia in posizione assiale, sia il tosilato sia, ma niente di particolare. È chiaro a tutti? Benissimo. Sintesi etere la vediamo, ma io la vedrei per esempio in un secondo tempo. Vediamo se c'è ancora qualcosa da dire per quanto riguarda gli alcoli. Allora, per quanto riguarda gli alcoli, ci sarebbe di vedere una reazione che si chiama reazione di l'abbiamo già vista. Che reazione abbiamo? Reazione di eliminazione. Chiaro a tutti o no? Capito? Allora, benissimo. Prima però lo infilo qua adesso, volevo porre l'attenzione su quello che abbiamo visto fino adesso e sulla dimostrazione di quello che abbiamo visto adesso. Che cosa vi ho sempre detto? Che il gruppo H come deve essere? Un pessimo gruppo uscente che deve essere protonato, giusto o no? Allora,
Qui avete chiaramente la struttura con atomi di carbonio, atomi di ossigeno e di carbonio, scusate, non ho atomi di ossigeno, chiedo scusa, che hanno l'ibridazione sp3. È chiaro sì o no? Lo vedete bene? Questa che cos'è? Lo ione H3+, giusto? Idrossogno, ok? E questo che cos'è invece? Il gruppo alcolonio, mi sembra, sul nome non ci giurerei, lasciamo perdere, ok? Vedete che l'ossigeno aveva due coppie, una coppia è stata impegnata in un legame dativo, dopo che si è formato il legame dativo uguale agli altri. È chiaro a tutti o no? Sì o no? Però qui ve l'avevo già accennato la volta scorsa, avete una dimostrazione di che cosa? Del quello che si chiama effetto isotopico. Se io prendo il metano e io aggiungo degli ioni H+, ma gli ioni H+ sono ioni deuterio, per questo che ho usato il termine di più, se io non ho l'equilibrio, che cosa dovrebbe rimanere qua? L'alcol metilico con il suo idrogeno non isotopico. Il fatto che io abbia un equilibrio e per di più anche un equilibrio veloce, che cosa vuol dire? Che D si scambia con l'idrogeno e otteniamo questa posizione e otteniamo questo che poi può ritornare un alcol. Quindi io che cosa posso fare? Il gancio H+, esamino come risultato l'alcol e cosa trovo dopo nell'alcol se l'ho separato per bene? Trovo che un po' di idrogeni sono idrogeni normali, un po' di idrogeni sono idrogeni col deuterio. Che cosa vuol dire? Che c'è stato un equilibrio, per di più anche molto veloce. Avete capito bene sì o no? Sì. Quindi questo è un altro esempio di quello che si chiama effetto isotopico. Ieri per cosa l'abbiamo visto? Per la reazione di esterificazione, giusto? Sì. Per capire qual era l'ossigeno che si staccava, se era quello dell'acido oppure quello dell'alcol. Sì. Abbiamo visto che l'ossigeno che si staccava era quello dell'acido. È chiaro o no? Va bene? Benissimo. Facciamo adesso ancora qualche piccola osservazioncina. Questa è la reattività degli alogenuri nel caso della sostituzione. Perché noi abbiamo questa reattività molto bassa? Perché questo è influenzato chiaramente dall'acidità. È chiaro sì o no? Sì. Ma oltre che dall'acidità, vi ricordo che è influenzata dal solvente. Chiaro a tutti? E vediamo di capire che cosa succede, lo vedremo bene qui attraverso. Assieme agli acidi noi possiamo dire che quali sono quelli che reagiscono meglio, quelli dove si forma il carbocatione. Il meccanismo SN1 è quello che avviene con più facilità. È chiaro a tutti? Allora, osservate bene qua. Qui che cosa avete? Qui avete, concentriamoci sul cloro. Qui avete terziario, secondario e primario. Esaminiamo questo primo risultato. Il terziario con HCl reagisce a temperatura ambiente. È chiaro? Se invece io ho il secondario, ho bisogno del catalizzatore che vedremo subito come agisce. È chiaro? Se ho il primario, ho bisogno del catalizzatore e in più a caldo. È chiaro o no? Ok, a questo punto, naturalmente a meno che non usi quelle molecole che ho visto prima, tosilato, eccetera, eccetera. Capito? Allora, cominciamo a vedere ZnCl2 che cos'è? Un potente acido di Lewis. Acido di Lewis che cosa vuol dire? Che ha degli orbitali vuoti in pratica. È chiaro o no? Sì o no? Sì. Come orbitali vuoti? Come atomo con orbitali vuoti, che cosa può interagire? Lo vedete bene, qui c'è tutta la storia, si forma il complesso e questo, una volta che si è agganciato, con un meccanismo SN2 può uscire con facilità. Capito bene o no? Quindi noi abbiamo visto che cosa? Che il vantaggio del cloruro di zinco non è solo di evitare la trasposizione, ma è anche di rendere più veloce la reazione, che se no non sarebbe veloce. Chiaro a tutti? Allora, qui avete semplicemente, banalmente, degli esempi
senza niente di particolare, va bene? Avete gli esempi classici. Naturalmente io questo ve lo potrei chiedere, e se ve lo chiedo voglio, qui non ci sono, ma tutti i passaggi e le reazioni con le frecce. È chiaro a tutti o no? Vedete, meccanismo SN2, meccanismo SN1. Chiaro? Questo per il meccanismo SN1, per un alcol terziario, giusto? Invece qui avete il meccanismo SN1 per un alcol secondario, in cui che cosa avete la possibilità di avere? La trasposizione o migrazione. Va bene? Ok? Per esempio qui di uno ione H-. Ok? Siamo tutti d'accordo? Adesso, quindi, mi sembra che ho messo solo, mi sono in questa parte, ho completato quello che abbiamo visto ieri, giusto o no? Vi ho fatto vedere che cosa? Le molecole che impediscono la trasposizione, vi ho fatto vedere che cosa? Che la reazione per i secondari e primari avviene con più difficoltà, che ho bisogno di altre molecole, in particolare i catalizzatori. Vi ho fatto vedere un catalizzatore che è un acido di Lewis, è chiaro? Sì o no? Ok? E in realtà anche gli altri sono acidi di Lewis, eh? Chiaro a tutti o no? Capito? E come acidi di Lewis rendono, primo, la reazione più veloce, secondo, impediscono, impediscono quasi sempre la possibilità di avere una migrazione, terzo, trasformano la reattività da SN1 a SN2. È chiaro o no? Sì. Capito? Sì. Con tutte le considerazioni del caso. Ok? Allora, qui avete l'esempio, le reazioni di eliminazione su cui abbiamo discusso abbastanza già, e usando anche gli alogenuri, che avviene la stessa cosa, anzi avviene con più facilità la reazione di eliminazione, è necessario avere acido solforico concentrato. Notate come, passando dal terziario al primario, esattamente come prima, che cosa ho bisogno? Di aumentare la temperatura. È chiaro sì o no? L'acido solforico purtroppo però, come questa è la stessa cosa che avveniva per la sostituzione, con gli alcoli secondari e primari, voi che cosa avete? Avete un guaio. Il guaio che avete qual è? La possibilità di avere, assieme, se volete, l'eliminazione, assieme all'eliminazione, la reazione di sostituzione. La reazione di sostituzione che cosa potrebbe dare? Vi ricordo che voi avete degli acidi solforici, per esempio con HX. È chiaro sì o no? Con HX, lasciamo perdere adesso l'alcol, quindi la eliminazione, scusate, qui può sembrare un po' disordinato, il succo era, quando io avevo secondario e primario e avevo HX, potevo anche avere la reazione di eliminazione. È chiaro sì o no? Avete capito bene? E adesso qui vale la stessa cosa, cioè quando vediamo di piantarla, qui viene la stessa cosa, cioè voglio la reazione di eliminazione, posso avere come reazione parassita che cosa? La reazione di sostituzione. Capito bene o no? Chiaro? Allora, qui è un po' un riassunto di quello che succede per gli alcoli, riassunto abbastanza chiaro. Se io non uso molecole particolari, uso gli acidi, che cosa succede? Secondario, terziario, alcol favoriscono sia la sostituzione che la eliminazione, ma col meccanismo 1, invece col meccanismo 1, col meccanismo 2, sostituzione ed eliminazione. Però la eliminazione ha un qualcosa in più, che la favorisce a discapito della sostituzione. Che cos'è qualcosa di più? Ve lo ricordate? Se io voglio la eliminazione e non voglio la sostituzione, che cosa devo fare? C'è un parametro molto... vediamo di piantarla. Con la temperatura. La temperatura sposta la reazione da sostituzione a eliminazione. È chiaro? Magari un po' parassita avviene. Vedete che
Qui sotto sto parlando della reazione di acido solforico concentrato a caldo, secondarie e terziarie che cosa fanno? Con acido solforico a caldo non danno sostituzione nucleofile, invece i primari possono dare eteri o solfati. Gli eteri li abbiamo già visti come formula, voi che cosa avete? Due catene e in mezzo c'è un ossigeno, giusto? Perché danno questa reazione? È inutile che ne discuta adesso, ma la possibile reazione di formazione degli eteri la vedremo la volta prossima quando parliamo delle reazioni di preparazione degli eteri. È chiaro? Come si preparano gli eteri? Si possono preparare gli eteri simmetrici. Che cosa vorrà dire simmetrici? Sveglia! Cosa vuol dire eteri simmetrici? Le due catene ai lati saranno uguali. Gli eteri simmetrici come si possono avere? Le due catene, un ossigeno in mezzo, mi seguite o no? E questi sono eteri simmetrici. E vedremo nella reazione di preparazione perché, ma gli eteri simmetrici si possono ottenere con acido solforico. Quindi se la eliminazione, gli eteri simmetrici, si possono ottenere con acido solforico e caldo, è chiaro che se voglio gli eteri avrò la reazione di eliminazione come parassita, se voglio la eliminazione avrò la formazione degli eteri, reazione parassita. Avete capito bene o no? È chiaro? Sì. Oltre agli eteri si possono formare i solfati, vi ricordo solfato, vedete, solfato che cosa vuol dire? La parte acida che cosa deve terminare? Con un ossigeno che poi aggancia una catena. Questo che cos'è? Banalmente il solfato di metile. Qui avete, visto che qui avete due ossigeni, potete avere due catene ai lati, le due catene, e continua a essere questo un solfato. Chiaro? Se le due catene sono uguali diventerà di metil solfato, se le due catene sono differenti, qui secondo me c'è un errore anche se l'ho preso da un libro. Secondo voi qual è l'errore? Evitiamo commenti stupidi, grazie. No, no, questo è un metile, questo è un etile. Secondo me dovrebbe essere messo in ordine alfabetico, quindi dovrebbe essere etil metil solfato. È chiaro? Quindi sempre lo zolfo c'è quello di ossigeno. Non ho capito niente. È sempre lo zolfo c'è quello di ossigeno. Esatto, e questo è un solfato. E la catena rientra, si dice solfato di, oppure si mette prima, ma è sempre solfato. Questo ricordatevelo, questo se volete un estere inorganico. Gli esteri, anche lì avete acetato, gruppo acido, un ossigeno e poi la catena. È chiaro o no? E la catena che viene dopo l'ossigeno diventa acetato di metile, acetato di etile, propile e via dicendo. Avete capito bene o no? Sì. Questo invece cosa sono? Esteri si definiscono inorganici. E quindi perché ho introdotto questi? Perché se ho il primario è possibile anche avere questo tipo di composti. Perché lo zolfo non è, diciamo che l'acido solforico è un tipico acido che si usa in chimica inorganica, in chimica analitica. Si usa anche qui per disidratare, ma diciamo che acido solforico si usa moltissimo in chimica inorganica e quindi è un estere inorganico. Okay. Gli esteri organici, gli esteri veri e propri che cosa hanno? Acidi dove c'è il gruppo COH. Avete capito sì o no? Benissimo. Ci sono domande? No.